E bello ragazzi, sono Michele del Mr. Cube e sono qui ancora incredibilmente da solo a portare avanti la serie di Minecraft. Sto morendo. Allora, nello scorso episodio, se non l'avete visto ovviamente come al solito, è inutile che ve lo ripeto. Comunque per chi è nuovo, di passare al vecchio episodio perché ho iniziato la serie di Minecraft, ovvero questa dovrebbe essere la vanilla. Comunque fatemi sapere nei commenti, anzi fateci sapere nei commenti che questa è la serie vanilla di Minecraft. Secondo me sembra di sì. Comunque, dallo scorso episodio non è cambiato niente perché li sto registrando subito dopo sto registrando questo, perché almeno mi porto avanti, c'è sempre capito? Sto portando avanti così non appena posso vedo di fare. Comunque, dopo aver fatto questo, dopo aver ripiantato un paio di semini, oggi ci avventureremo nella giungla. Basta che non ci perdiamo, perché altrimenti sono cazzi amari, perché non avendo né torce e abbiamo la mappa, sì. Allora, lì c'è il deserto, da lì siamo spawnati, devi andare con... incredibile, ho visto incredibilmente questo e direi subito di prenderlo. Raga, allora, come avete potuto vedere, ho trovato le canne da zucchero che ho subito piantato e poi ho trovato anche un pollo morto. Piangiamo la morte del pollo. Basta, altrimenti perdiamo troppo tempo. Poi ho trovato anche dei semi di cacao che non so proprio a cosa servono. Comunque fateci sapere i commenti vostri, perché come avete potuto vedere non è che sono un grande giocatore di Minecraft. Abbiamo fatto sì alberi di quercia che ci danno questo tipo di legno, e poi ho trovato gli arbusti di betulla che ci dà il legno di betulla. Incredibile. Allora, il legno lo abbiamo e ne abbiamo anche molto, cioè ci abbiamo molto legno. Allora io direi subito di fare la fornace, perché senza fornace non possiamo cuocere il legno. Voi direte, come fai a cuocere il legno? Un attimo solo, perché io facendo così metto uno stack, anzi no, uno stack, questo qui, e ci mettiamo questo qua. Oh, e quello cuoce. Allora, questo qui lo mettiamo qui, questo qui, questo qui. Gli arbusti non li voglio piantare, perché tanto penso che per il momento non mi servano. Anche se mi servono, no, la mappa no. Se prendiamo quella è finita. Sta diventando di nuovo notte. Ma che è sto mondo? Vediamo se lo riesco a mettere da quel letto. Aspetta. Mamma, che casa innovativa. Dormiamo incredibile. Muovete a dormire. Posto. Ora vedremo tutti i mob esplodere male. Morite bastardo. E direi di andare. No, sulla costa no. Allora, in base alle coordinate, io direi di andare. Forse è meglio andare verso il centro della mappa, sì. Che forse è più probabile che troviamo qualcosa. È più probabile andare per il centro della mappa. Così troviamo un sacco di cose. Qui, allora, qua mi devo ricordare le coordinate. Vabbè, comunque sta nella parte del deserto, cioè quando si vede. Perché c'è il... vedete? Tanto si vede, sì. E poi ci mettiamo qualcosina sopra
a una casetta in Canada e andiamo, almeno così ci ricordiamo. Comunque, il bioma del deserto è poco enorme. Ma quella è una costruzione. Allora, ho visto bene con le due cose. Madonna, gli effetti paranormali di questo mondo. Ma è una costruzione. No, non ci credo. E che sembra lo stesso. No, no. Sto male. Cioè, abbiamo due villaggi a meno di 100 metri, anzi no, meno di 200 metri. Attenzione, attenzione, incredibilmente si rompe tutto. Si torna al villaggio d'origine, mangiando anche un quasi panino, il panino incredibile. Ci mangia il panino. Eccolo, grandissimo. Come Michele che sta morendo di nuovo, abbiamo trovato in questo episodio il legno che abbiamo qui, il carbone dove abbiamo fatto le torce che abbiamo trovato lì, abbiamo trovato di sapling, la farm, siamo andati un po' più a dritto, sì, abbiamo trovato un altro villaggio che come questo è una baraccopoli perché c'è soltanto piantagioni e villaggi. Con la notte che sta scendendo sul mondo di Minecraft, Michele e il resto di Mr. Scube vi danno la buonanotte. Fateci sapere se ci siete lasciando tanti like che a noi piacciono, lasciate tanti commenti, tante iscrizioni perché stiamo crescendo incredibile. Tanto le farm qui continuano a crescere anche di notte. Michele che va a dormire qui vi dà la buonanotte e vi dice lasciate like, commenti, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, passate il link in descrizione. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!